Ho iniziato a piangere la morte di mio padre con lui accanto, mentre vegliavamo la salma di Falcone nella camera ardente, allestita all'interno del Palazzo di Giustizia. Non potrò mai dimenticare che quel giorno piangevo la scomparsa di un collega ed amico fraterno di mio padre, ma in realtà è come se, con largo anticipo, stessi già piangendo la sua. La mattina del 19 luglio, una domenica, mi alzai abbastanza tardi, perlomeno rispetto all'orario in cui era solito alzarsi mio padre, che si alzava tutti i giorni alle 5 del mattino per fottere il mondo con 2 ore di anticipo. Mio padre tentò di scuotermi dalla mia laffia domenicale, tradendo un certo desiderio di fare strada insieme, ma non ci riuscì. L'avremmo raggiunto successivamente, insieme a mia zia e a mia madre. Mia sorella Lucia sarebbe stata impegnata tutto il giorno a ripassare una materia universitaria della quale avrebbe dovuto sostenere il relativo esame il giorno successivo a casa di una sua collega, mentre Fiammetta era in Thailandia con amici di famiglia e sarebbe rientrata in Italia solo 3 giorni dopo la morte di suo padre. Quell'estate la villa dei nonni materni era rimasta chiusa. Ricordo una bellissima giornata. Quando arrivai, mio padre si era appena allontanato con la barchetta di un amico per quello che sarebbe stato l'ultimo bagno nel suo mare. E non posso dimenticare i ragazzi della sua scorta, gli stessi di Via D'Amelio. Sulla spiaggia, a seguire mio padre con lo sguardo e a godersi quel sole e quel mare. Anche il pranzo fu un momento piacevole per tutti. Ricordo che in TV vi erano le immagini del Tour de France. E nonostante mio padre fosse un grande appassionato di ciclismo, dopo il pranzo decise di appisolarsi in una camera della nostra villa. In realtà non dormì neanche un minuto. Successivamente trovammo sul portacenere accanto al letto un cumulo di cicche di sigarette che lasciava poco spazio all'immaginazione. E dopo aver raccolto i suoi effetti, compreso il costume da bagno, restituitoci ancora bagnato dopo l'eccidio, e l'agenda rossa, della quale tanto si sarebbe parlato negli anni successivi. E dopo aver salutato tutti, si diresse verso la sua macchina. Mia madre lo salutò sull'uscio, io l'accompagnai seguendolo, portandogli la borsa sino alla macchina. Sapevo che aveva l'appuntamento con mia nonna per portarla dal cardiologo. Mi sorrise, gli sorrisi, sicuri entrambi che di lì a poche ore ci saremmo ritrovati nella nostra casa a Palermo con gli zii. Ho realizzato che mio padre non c'era più quel pomeriggio mentre giocavo a ping pong e vidi passarmi accanto il volto funereo di mia cugina Silvia. Aveva appreso dell'attentato dalla radio. Sono salito sulla moto di un amico d'infanzia che villeggia lì vicino e a grande velocità ci recammo in Via D'Amelio. Non vidi mio padre, o meglio i suoi resti. Seppi successivamente che mia sorella Lucia non solo volle vedere ciò che era rimasto di mio padre, ma lo volle anche ricomporre e vestire all'interno della camera mortuaria. Mia sorella Lucia, la stessa che poche ore dopo la morte del padre avrebbe sostenuto un esame universitario lasciando incredula la commissione, lei ci riferì che nostro padre è morto col sorriso. Sotto i suoi baffi, affumicati dal fumo e la fuliggine dell'esplosione, ha intravisto il suo solito ghigno, il suo sorriso di sempre. Oggi vorrei dire a mio padre che le nostre vite sono sì cambiate dopo che lui ci ha lasciati, ma non nel senso in cui lui temeva. Siamo rimasti gli stessi che eravamo e che lui ben conosceva. Abbiamo percorso le nostre strade senza farci largo con il nostro cognome divenuto pesante in tutti i sensi. Abbiamo costruito le nostre famiglie a cui sono rivolte la maggior parte delle nostre attenzioni. Come lui ci ha insegnato, non ci siamo montati la testa, rischio a volte ricorrente quando si ha la fortuna e l'onore di avere un padre.
come lui. Insomma, siamo rimasti con i piedi per terra. Caro papà, ogni sera, prima di addormentarmi, ti ringrazio per il dono più grande. Il modo in cui ci hai insegnato a vivere. Lettera di Manfredi Borsellino a suo padre, Paolo Borsellino. Grazie Agnese per questa interpretazione. Buonasera a tutti coloro che stanno guardando questa diretta, a tutti coloro che guarderanno questa diretta. Benvenuti, essere antimafia. Gli uomini passano, le idee restano. Essere antimafia. Questa diretta nasce da un concetto che l'altro giorno con Agnese pensavamo. L'essere umano, se così si identifica e può essere chiamato appunto essere umano, intrinsecamente non dovrebbe essere anche antimafia, quindi contro la criminalità, la violenza? Appunto è questa la domanda che speriamo appunto a fine di questa trasmissione, di questa diretta, dare una risposta, anche se comunque tutti noi sappiamo la risposta qual è. Questa settimana, come sappiamo, per la Sicilia, per l'Italia è una settimana importante. Non parlo per quanto riguarda diciamo, le news, la riapertura, la fase 2, ma parlo per cose molto più profonde. Il 18 maggio è nato Giovanni Falcone, il 23 maggio è la commemorazione della strage di Capaci. Quindi è una settimana che viviamo molto, molto sulla pelle. E appunto visto che quest'anno non ci possono essere assembramenti, giustamente, abbiamo pensato noi di Maieutica, associazione culturale, di fare qualcosa che possa testimoniare e comunque portare avanti il ricordo, così come stanno facendo tantissime realtà. Quindi, con immenso piacere, do la parola al primo ospite, Maurizio Ortolan, autore del libro Io sbirro a Palermo, ha fatto parte della sezione Catturandi della squadra mobile di Palermo, ed è stato anche agente di scorta di Mannoia e altri pentiti cosiddetti di peso. Ora, prima di introdurlo alla diretta, una cosa che ho notato è che tutte le persone che hanno in qualche modo combattuto, hanno vissuto la mafia direttamente o indirettamente, hanno veramente quel senso di condivisione davvero raro da trovare in generale. Tutti gli ospiti della diretta subito hanno accettato l'intervento da fare in questa nostra trasmissione. Quindi ora diamo il benvenuto a Maurizio Ortolan. Salve, signor Ortolan. Salve. Signor Ortolan? Buonasera. Ok. Signor Ortolan, la prima domanda che le vorrei fare per introdurre, diciamo, la sua storia è: com'è stato comprendere un fenomeno come Forse Cosa ho un problema di Nostra? audio perché non sento Riccardo. Agnese sente? Mi Mi sente? sento. Riccardo lo vede ma non lo sente. A me mi No, sente? Riccardo, allora, vedo e sento lei. Ok. Non vedo Riccardo e non lo sento. Ah, Chi ok. sta parlando? Agnese, Quindi. fai tu le domande. Non è un. Faccio. Sì, vai. Ok, allora, visto che sente me, ci scambiamo un attimo di ruolo. Volevamo chiederle come è stato comprendere un fenomeno come Cosa Nostra, estraneo alla propria città natale. Roma, negli anni in cui nemmeno in Sicilia si comprendeva bene che cosa voleva dire parlare di Cosa Nostra, in realtà a Roma già, se ne parlava, già c'era qualcosa. Com'è stato per lei vivere questa situazione? Ma guardi, io ho assistito da spettatore all'inizio a tutto ciò che riguardava il discorso mafia, Cosa Nostra, mafia in generale. La mia esperienza in polizia nasce come un operatore di strada, ero un volantino a Roma, avevo un nucleo di ragazzi che lavoravano con me al reparto volanti e venni chiamato poi nella fine dell'87 circa. A giugno dell'87, da lì a lavorare nell'ufficio della Criminalpol diretto da Gianni De Gennaro.
che era l'ufficio in pratica che aveva già acquisito nome ed esperienza lavorando sui pentiti storici, i collaboratori di giustizia storici di Cosa Nostra, vale a dire Tommaso Buscetta e Totuccio Contorno. Il mio esordio in quell'ufficio, al Nucleo Centrale Anticrimine, non ebbe un diretto riscontro sul discorso di mafia, perché in realtà io facevo parte di una sezione, la quarta sezione, che all'epoca doveva occuparsi del pronto intervento, nel senso che siccome l'ufficio aveva un certo nome, capitava spesso che da varie questure d'Italia venisse avanzata la richiesta di avere personale specializzato, tra virgolette, anche se noi specializzati non è che lo fossimo in modo particolare, per concorrere a alcune indagini che potevano essere particolarmente difficili. E quindi, siccome l'ufficio del Nucleo Centrale Anticrimine era specializzato, sì, ma con il riferimento alla mafia e a Cosa Nostra, avendo lavorato con Buscetta e con Contorno, organizzarono questa quarta sezione per poter venire incontro alle esigenze del territorio. Casualmente, ogni tanto capitava anche a me di occuparmi di Cosa Nostra. La mia prima missione fu nel 1988 e mi mandarono a Caltanissetta per concorrere alle indagini sull'omicidio del giudice Antonino Saetta a settembre dell'88. Però fu un episodio, una quarantina di giorni e basta. Il mio incontro vero con Cosa Nostra fu l'anno successivo, nell'89. Ci chiamò una sera il dottor Manganelli, che poi anche lui, come degenerato, diventerà capo della polizia, a noi ragazzi della quarta sezione, e ci disse che ci saremmo dovuti occupare della gestione di un nuovo collaboratore di giustizia. E ci disse una cosa molto, molto toccante in quel momento. Disse: ragazzi, mi raccomando, stiamo attenti perché stavolta si muore. Usò queste testuali parole, me ne ricordo perfettamente. In pratica, il mio compito in che cosa consisteva? Venivo dal reparto volanti, avevo una certa esperienza di poliziotto da strada, e mi incaricarono di fare il capo scorta, cioè praticamente io la mattina sarei dovuto andare al carcere in cui lui è detenuto a Roma, prelevarlo e portarlo all'Istituto Superiore di Polizia, dove poi sarebbe arrivato il dottor Falcone per interrogarlo. E questo iniziò all'inizio dell'ottobre del 1989. Io il dottor Falcone già lo conoscevo perché diverse volte l'avevo visto arrivare, perché frequentava abbastanza spesso i nostri uffici, ma non ci avevo mai avuto rapporti diretti. Da quel giorno, dall'ottobre, dall'inizio dell'ottobre di 89, iniziai a vederlo tutti i giorni, perché in pratica ci facevamo la scorta e poi noi aspettavamo lì all'Istituto Superiore, nelle immediate vicinanze, mentre lui lo interrogava. Questo fino al 24 di ottobre, perché il 24 ottobre dell'89 entrò in vigore il nuovo codice di procedura penale, che per me comportò un cambiamento sostanziale, nel senso che il nuovo codice prevedeva che i magistrati potessero avvalersi nell'interrogatorio di imputati o testimoni della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. Mentre prima i verbalizzanti erano era personale del Ministero della Giustizia, dal 24 ottobre dell'89 anche gli ufficiali di polizia giudiziaria potevano assistere il magistrato. E quindi, per risparmiare le spese di trasferta, anche per economizzare un po' tutta quanta la situazione, mi dissero di fare anche il verbalizzatore. E da quel giorno, dal 24 ottobre dell'89 fino a tutto il 1990, fino a quando, cioè, Mannoia non se ne andò negli Stati Uniti d'America, prelevato dal personale di quegli uffici, e io verbalizzai tutti i giorni, anche 2 volte al giorno, con il dottor Falcone. Lì imparai a confrontarmi, a conoscere Cosa Nostra. E fu una cosa, un'esperienza veramente molto, molto toccante e molto bella. Questo perché? Perché sentivo parlare di Cosa Nostra dal giudice che più di tutti la conosceva e da un uomo d'onore che era particolarmente addentro a certi meccanismi, a certi ruoli. E oltretutto loro due erano palermitani entrambi, quindi avevano un'ulteriore chiave di conoscenza del fenomeno. E quindi assistere a queste due persone che si confrontavano e raccontavano e consideravano e esprimevano opinioni sui fatti che man mano uscivano fuori, per me è stato veramente qualcosa che mi ha segnato, mi ha toccato e mi ha dato anche la possibilità poi di avere un'ottica un po' particolare per tutte le cose che sono successe nel corso degli anni successivi. Certo, no, anzi, è veramente molto preciso anche con le date e questo è utilissimo anche nella ricostruzione storica, per Guardi, chi magari.
Sono preciso, di più posso essere, lo sa perché? Perché avevo l'abitudine, presa già da quando stavo alle volanti, di annotare giorno per giorno il turno di servizio e gli interventi che mi davano. Quando andai a lavorare nell'ufficio centrale di Rimini, continuai a fare la stessa cosa, ho ancora conservato tutte le agende di quegli anni, dove ogni giorno io annotavo il tipo di servizio che stavo svolgendo e anche qualche considerazione di carattere personale. E questo mi ha aiutato moltissimo nei miei ricordi, perché ovviamente ogni tanto le vado a sfogliare e mi ricordo, ah ecco, quel giorno è successo questo, e quindi lo ripenso qualche volta con gioia, qualche volta con tristezza, ovviamente. Certo, posso immaginare. Le chiedo, Riccardo, ci senti? Sì. Ci senti? Se... Lei lo sente? No, ancora non lo sente. Ok, allora vado io. Procedo io. Allora, dal momento che lei comunque è stata a contatto anche con i pentiti, si sente di darci un'analisi o un pensiero su quello che secondo lei sceglie una persona che diventa mafiosa, cioè nel senso, perché inizialmente dà le proprie forze alla mafia, a Cosa Nostra, allontanandosi dai principi di legalità a questa persona, e poi com'è il rapporto quando si ritorna indietro? Allora, una considerazione preliminare è che la parola pentiti è una parola che a me non piace, io preferisco chiamarli tutti quanti collaboratori di giustizia. Questo perché? Perché il pentimento è qualcosa che secondo me appartiene a dinamiche che sono proprie e personali dell'individuo, e oltretutto non penso che sia neanche giusto andare ad indagare su queste motivazioni di carattere morale. Mi metto dalla parte dello Stato, e lo Stato secondo me dovrebbe limitarsi a considerare se la collaborazione offerta può essere utile o meno, a prescindere da quelle che sono le motivazioni morali. Circa poi le motivazioni che spingono i collaboratori a diventare tale, a tali, spesso e volentieri sono quelle di assoluta necessità, lo fanno per salvarsi la vita essenzialmente. Nel caso di Marino Mannoia questo è stato perché non aveva molte alternative, nel senso lui decise di collaborare nel momento stesso, pochi giorni dopo, poche settimane dopo della scomparsa del fratello, perché loro avrebbero partecipato a una specie di rivoluzione che stava montando in Cosa Nostra, capitanata da Vincenzo Puccio, contro lo strapotere di Dottor Rina e contro quello che andava facendo in quegli anni. E la cosa però venne a conoscenza a Totò Riina, e quindi vennero man mano eliminati, sterminati, uccisi tutti quelli che facevano parte di questa, tra virgolette, chiamiamola congiura. E sicuramente la collaborazione è un percorso molto doloroso, perché quando uno decide di collaborare, a prescindere dalla motivazione, si trova a mettersi contro tutte quelle persone che lui ha frequentato in tutti gli anni precedenti. E è vero che alcune di queste persone volevano sopprimerlo, volevano ucciderlo, ma ci sono anche altre persone con le quali, mi rifaccio sempre a quello che disse Mannoia anche nel corso degli interrogatori, persone con le quali uno ha diviso gioie, ha diviso esperienze che poco, che niente hanno a che fare con discorsi di criminalità organizzata. In pratica, quando collabori, devi decidere di parlare anche contro quelli che erano, tra virgolette, forse possono essere ancora considerati i tuoi amici. È una cosa molto difficile, ricordo anche che fu molto difficile anche il momento della testimonianza al maxi processo a Palermo, scendemmo due volte giù a Palermo e poi anche in occasione di altri processi a Roma, non è semplice trovarseli poi di fronte, perché un conto sono quelli che trovi nelle gabbie, che quelli che volevano ucciderti, allora uno racconta le cose senza particolari remore. Puoi avere qualche remora, e questo è difficile da superare nel momento in cui tu ti trovi di fronte, faccia a faccia con una persona che è stata tuo amico, e la vedi però dall'altra parte, sull'altro versante, sull'altro fronte della barricata. Insomma, è difficile, molto difficile. Ecco. Un'altra cosa che ho imparato io sempre dagli interrogatori è a non esprimere giudizi, neanche né nei confronti degli avversari, né nei confronti dei collaboratori, perché la vita spesso e volentieri ci mette, anzi sempre, non ci mette sempre in condizioni, ecco, di scegliere. Certe volte uno è costretto a fare certe scelte, perché non tutti, dobbiamo ricordarci, siamo degli eroi, quindi certe scelte si fanno in funzione dei contesti familiari e personali nei quali siamo vissuti.
certe volte non è possibile sopprimersi e sottrarsi all'influenza dell'ambiente nel quale si è cresciuti. Certo, giustissimo. Le faccio un'altra domanda, e questa è un po' una domanda personale, emotiva. Che ricordi ha lei del dottor Falcone? Perché prima ha usato questa espressione per parlare di lui, per nominarlo, solitamente per una questione di colloquialità si usa nome e cognome, no? Di Giovanni Falcone, invece lei ha sottolineato il dottor Falcone. Allora volevo chiederle che ricordi ha lei del dottor Falcone e che aria si respirava in quegli anni? Ma guardi, ho un ottimo ricordo, devo dire. Sa perché? Soprattutto perché io non l'ho mai visto come un mito, il dottor Falcone. L'ho visto semplicemente come un magistrato che stava svolgendo il suo lavoro, e lui tale era, insomma. È una persona normalissima, anche perché lui aveva le nostre stesse paure, non era poi quell'eroe che viene dipinto nell'iconografia. Cioè, ricordo una volta, mentre eravamo all'istituto superiore, noi eravamo organizzati in un certo modo, nel senso, quando il magistrato stava per andarsene poi, usciva sempre da una porta sul retro dove non c'era nessuno, dove noi avevamo una macchina di vigilanza. Quando stava per andare via, capitò una volta che uno dei ragazzi che stava dentro per radio avvisò i colleghi fuori: la personalità sta uscendo, disse. E Falcone, che stava lì, si arrabbiò, fece una dura reprimenda al funzionario che era comunque lì presente, perché disse: no, dice, queste cose per radio non si devono dire, non si devono fare. Dice, perché... E io ricordo, quando lui andò via poi, che noi della scorta, che eravamo rimasti dentro, perché noi andavamo via sempre un'oretta dopo, commentando fra di noi, diceva sì, vabbè, dice la mafia, dice, ma che vuoi che possa succederti a Roma? Magari a Palermo uno deve stare un po' più attento, ma a Roma che ti deve succedere? Siamo all'Istituto Superiore di Polizia. E quindi questo ricordo, questa cosa che ricordo, me lo fece già all'epoca vedere come molto umano, cioè non diverso da quello che potevamo essere noi. In realtà però lui aveva ragione, perché bisognava ben guardarsi, l'abbiamo saputo dopo, che l'attentato poi avrebbero dovuto farglielo qui a Roma, quindi nessun posto uno si può definire tranquillo e al sicuro quando ha a che fare con un avversario come all'epoca era Cosa Nostra e come lo è anche tuttora, insomma, ecco, non è che non ci dobbiamo cullare nell'illusione di aver passato e vinto questa battaglia, ecco. Assolutamente no. Quindi è una persona normalissima. Io ricordo, anzi, era appassionante quando certe volte, per capirsi meglio, Mannoia e Falcone, che erano siciliani e palermitani tutti e due, quando iniziavano si vedeva che forse non si capivano su qualche argomento, passavano dall'italiano al siciliano stretto, e quindi era veramente uno spettacolo vederli usare certi termini. Io stavo lì spettatore, perché eravamo in tre nel teatro dove si interrogava, io spettatore di questo duetto fra due palermitani che parlavano di un argomento da due opposti punti di vista, ma molto coinvolgente, devo dirlo, veramente molto coinvolgente. Sì, deve essere stato veramente un momento che ricorda con grande affetto, si vede anche da come ne parla. Riccardo, ci stavi dicendo qualcosa? Sì, facciamo ancora non mi sente il signor Ortolan, quindi okay. Se puoi porre la domanda, che secondo il signor Ortolan, secondo lui, dal suo punto di vista, come è stata l'evoluzione, se così possiamo dire, com'è la differenza tra la mafia che il signor Ortolan in qualche modo ha combattuto e ha vissuto in prima persona e quella che vede oggi? Ok, allora le facciamo un'ultima domanda. Vorremmo sapere com'è stato il rapporto della mafia che lei ha vissuto in prima persona e il rapporto con Cosa Nostra che ha vissuto in passato rispetto ad oggi. Vede delle differenze? Che differenze vede? Di che tipo? Guardi, la differenza sostanziale è una, ci stavo pensando giusto oggi, leggendo alcuni blog in giro. La differenza era che una volta c'era una distinzione che a noi sembrava perlomeno molto netta, cioè c'era una bella linea di demarcazione, tutti buoni da una parte e tutti cattivi dall'altra. Quindi era facile, insomma, schierarsi, riconoscere gli avversari. Oggi questa distinzione è molto, 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 molto più difficile, perché
praticamente non passa mese in cui non esca fuori qualche particolare di qualche persona che magari uno pensava fosse schierato da una parte e invece tutto sommato lo faceva o per interesse o comunque non era così poi schierato in maniera definita. L'abbiamo visto anche recentemente con la condanna a 14 anni di Antonello Montante, che è passato per anni, l'ex presidente di Confindustria Sicilia, che per anni è passato come il paladino dell'antimafia, nel senso che lo portavano tutti quanti in palmo di mano, sembrava che fosse arrivato il messia, e poi invece si è preso 14 anni perché in realtà le cose non stavano esattamente come sembravano essere. Quindi adesso ci vuole un'attenzione ancora maggiore, perché non è più facile trovare il killer incappucciato con la pistola in mano, dice vabbè quello è mafioso, vabbè si capisce che è lui. Adesso il mafioso lo puoi trovare sotto le vesti più impensate, più inconsuete, lo puoi trovare anche in associazioni antimafia a volte, questa è la problematica, nel senso che non sarebbe il primo caso in cui all'interno di un'associazione che si propaganda per essere antimafiosi, in realtà si nascondono interessi che sono prettamente mafiosi. Quindi ci vuole grande, 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 grande attenzione in tutto. Assolutamente, assolutamente. E una cosa vorrei dire, sono molto contento questa sera perché la mafia ha paura di poche cose, ha paura dell'aspetto sì repressivo che fa parte dello Stato, ma ha paura anche dell'aspetto associativo e dell'aspetto informativo, e fare informazione attraverso le associazioni è molto importante, perché la mafia ama il silenzio, invece non dobbiamo permettere che cali il silenzio su certe cose, ma ricordare sempre quanto è pericolosa. Ora, grazie signor Ortolan, grazie veramente. Agnese, se puoi portare i miei saluti sì. Riccardo la saluta e la ringrazia, anche se grazie, purtroppo non riesce a sentirlo sul PC, non so da cosa dipenda. Grazie signor Ortolan, arrivederci. Grazie. Ora, prima di introdurre il secondo ospite, ho l'onore di leggere una citazione, un passo. La lotta alla mafia, il primo problema morale da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze, rompendo i sentimenti di accettazione della convivenza con la mafia, che costituiscono la vera forza di essa. Paolo Borsellino. Scusate per l'emozione, ma è un momento importante. Il signor Ortolan ci ha salutato con questo concetto, il fatto che la repressione alla mafia non deve essere soltanto una repressione, tra virgolette, fisica, ma anche soprattutto culturale. Ho l'onore di appunto introdurre il secondo ospite. Personalmente ho conosciuto questa personalità nel 2015, durante una manifestazione studentesca antimafia. Da quel momento personalmente ho capito veramente, vivendola da così vicino, avendo una persona così vicino con i suoi racconti, ho capito realmente a circa 14-15 anni da che parte stare. Appunto sto parlando di Gianluca Maria Calì, imprenditore siciliano che ha combattuto e lotta tuttora la mafia, essendosi opposto al pizzo, e ha subito diverse violenze nelle proprie attività, vedendosi bruciare
le proprie autovetture. Con immenso piacere appare, lo mettiamo in diretta, signor Calì. Salve, signor Calì. Salve. Salve a voi e grazie per avermi invitato. A me sente, signor Calì? Sì, sì. Ok. Ci può raccontare, signor Calì, come è iniziata la sua esperienza di lotta alla mafia? Se ci può raccontare come sono venuti la prima volta e qual è stata la sua risposta, la sua azione di risposta alla violenza che le hanno fatto. Allora, c'è da dire, da fare una premessa. Io vengo da Casteldaccia, che è il paesino dell'Interland palermitano, famoso, tristemente famoso, perché nell'82 faceva parte del Triangolo della Morte, Casteldaccia, Altavilla, Bagheria, Villa Abate. Erano momenti in cui un morto al giorno era la normalità. Io avevo 9 anni nell'82 e crescere in quel clima, con quell'atmosfera, mi sembrava assolutamente che tutto il mondo fosse così. Ancora di più quando poi nell'88-89, come diceva poco fa il signor Ortolan, Francesco Marino Mannoia, che era uno dei killer più efferati, frequentava abitualmente Casteldaccia. Non a caso il fratello Agostino, altro killer potentissimo di Cosa Nostra, fu rapito a Casteldaccia perché aveva la fidanzata di Casteldaccia. Io ricordo pure che avevo 13 anni, mi trovai a giocare per il carnevale di Casteldaccia con la bomboletta e la schiuma con Agostino Marino Mannoia. Gli spruzzai la bomboletta e solo dopo capì quello che avevo fatto. E ebbi la fortuna di fare il liceo a Bagheria, il liceo scientifico, il D'Alessandro, e incontrare una professoressa, dei professori che mi fecero conoscere i magistrati del pool antimafia, che ovviamente porto nel cuore. Ebbi ancora di più la fortuna di essere il 27 marzo del 92 a Palazzo Butera a incontrare Falcone e Borsellino, e quel giorno fu fatta quella fotografia che da allora ci portiamo tutti nel cuore, vedere Falcone e Borsellino sorridenti e spensierati. Lì in quei momenti non si capisce cosa vivi e cosa stai vivendo, però feci a me stesso una promessa all'indomani del 23 maggio 92 e del 19 luglio del 92, la promessa a me stesso che laddove ci fosse stata occasione avrei fatto il mio dovere da cittadino senza passerelle, senza retorica e senza che le cose mi potessero passare in modo indifferente, come spesso accade, perché ricordo che molto spesso ci capita di lamentarci, molto spesso ci capita di arrabbiarci per la situazione che la mafia porta alla nostra meravigliosa terra, però poi ci allarghiamo le braccia o facciamo finta di niente. Io ricordo che il far finta di niente equivale a fare il gioco sporco dei mafiosi, perché gli si permette con l'omertà e con la sudditanza ai mafiosi che vivono di questo, di prevaricare e prevaricarci tutti, e di rendere la terra più bella del mondo una terra che purtroppo vive di povertà e di sudditanza. Ecco, con quella promessa io finì il liceo, feci l'università e andai a fare la mia esperienza lavorativa a Milano, dove mi trovo adesso, con lo spirito di dire: la Sicilia non mi offre nulla, non mi può dare nulla, colgo l'occasione e vado a lavorare in Lombardia, come tanti emigrati che quotidianamente la Sicilia si trova a vivere. Dopo tanti anni di esperienza e avendo accumulato un gruzzoletto, la mia terra mi mancava troppo, e così è stato nel 2009, dopo 8 anni, ritorno in Sicilia dalla Lombardia a creare la mia piccola attività. Era un'attività che aveva la particolarità di aver creato una rivendita di automobili con la vendita diretta dalla Lombardia alla Sicilia. Questa attività ha avuto subito successo, al punto tale che sono riuscito ad assumere 24 dipendenti e a fare 24 milioni di euro di fatturato. Questa mole di lavoro e di movimento di denaro purtroppo non è passato inosservato. I mafiosi del territorio mi sono venuti a chiedere il contributo per i carcerati, per mantenere i carcerati, per le famiglie dei carcerati e per pagare
gli avvocati. E questo, dopo tanti anni di sacrificio, non mi ha fatto desistere immediatamente dall'andare a fare la denuncia. Devo dire, è stato un processo immediato, diretto, che non ha avuto tentennamenti. Devo dire che, a parte la notte insonne che mi sono trovato a vivere il giorno dell'attentato del 3 aprile del 2011, quando due persone incappucciate hanno distrutto la mia rivendita di automobili appena inaugurata, a parte quella non mi vide assolutamente tentennante. Devo dire che la mia storia è particolare, perché mi sono trovato a dover contrastare la mafia e i mafiosi che mi avevano bruciato l'attività e che avevano iniziato a fare un'attività di delegittimazione. Il paese e il distretto sapeva che quella era conseguenza del fatto che io non avessi pagato una partita di droga e che quindi io ero vittima di me stesso e dei miei loschi traffici. L'opera di delegittimazione dell'ufficio marketing della mafia, che era straordinaria, mi stava facendo terra bruciata, mi aveva totalmente levato quello che avevo creato con tanto sacrificio, perché io in quel momento vendevo 30 automobili al giorno e da quel momento per un mese non ho venduto automobili. E la gente iniziava ad avere paura di me e di venire a comprare le macchine da me, perché appunto i mafiosi avevano iniziato a dire che era pericoloso venire da me, in quanto si rischiava di finire vittime di attentati. Cosicché quel danno inizialmente basso della distruzione delle automobili è diventato un danno gigantesco, quando per mesi e anni non ho più potuto vendere le auto che vendevo, e i dipendenti che avevo con tanti sacrifici assunto regolarmente li ho dovuti licenziare tutti, iniziando ad accumulare tantissimi debiti che mi hanno portato quasi sull'orlo del fallimento. E ancora di più questa opera di delegittimazione, immaginate, è partita dai mafiosi, ma gli schiaffi e le coltellate alle spalle le ho subite anche dall'apparato dello Stato, che era lì invece chiamato a proteggermi ed appurare la verità, perché dovete sapere che nella fase iniziale il commissariato di Bagheria, anziché andare a cercare gli autori che io avevo chiaramente denunciato in denuncia, si capirà solo dopo 5 anni e mezzo, pensate, i poliziotti andavano a cercare di capire del perché e del per come io mi ero bruciato le macchine, del perché e del per come io mi ero bruciato solo alcune macchine e non altre macchine. Sono stati per oltre 6 mesi a intercettare le mie telefonate e i miei contatti, a cercare chi avevo assoldato per bruciarmi le macchine. Questa opera di diffamazione, di delegittimazione portata avanti inizialmente dai poliziotti di Bagheria è stata quasi un'agevolazione alla mafia e ai mafiosi, perché poi di fatto i poliziotti hanno iniziato a parlare con alcuni magistrati, che hanno iniziato a parlare con alcuni giornalisti, che hanno continuato a parlare con alcune associazioni di categoria, per cui io ero il mitomane che mi ero bruciato le macchine e che voleva i soldi dallo Stato. Ebbene, per 5 anni io ho subito schiaffi da chiunque. La mia delegittimazione dal punto di vista psicologico, morale, civile, economica, era arrivata ai minimi termini. Poi grazie, infinitamente grazie, carabinieri, che con tanta tenacia, con tanta forza, con tanta voglia di assicurare alla giustizia quelli che mi avevano creato non poche difficoltà, avevano portato alla luce i fatti che vedevano appunto i mafiosi di Casteldaccia e Bagheria a volermi fare un attentato, perché io mi ero rifiutato di pagare il pizzo, perché io mi ero rifiutato a sottostare alle loro volontà e perché io li avevo allontanati e denunciati. E questo è stato finalmente, diciamo, portato alla luce nel 2015. È stato ancora più terribile quando nel giugno 2016 qui a Milano, senza fare nessun tipo di accertamento, hanno etichettato le mie denunce come false e costruite ad arte, perché io non c'entravo nulla con la mafia. Ebbene, qualche giorno fa sono uscite le sentenze della motivazione della Corte d'Appello di Palermo, che sono i giudici più autorevoli in campo di contrasto alla mafia, hanno dichiarato che solo le mie iniziali denunce avrebbero potuto costruire un campo accusatorio che ha portato alla condanna per 11 anni
dei miei estorsori e dei mafiosi. E questa è stata la più grande soddisfazione, ancora di più quando i giudici dicono nulla fanno, le dichiarazioni e i giornali che nel 2016 dicevano che io mi ero inventato tutto. Non sono assolutamente influenti, e questo mi ha riempito il cuore di gioia, dicendo e pensando che comunque la verità prima o poi viene fuori. Nulla fa se comunque ti delegittimano. Ricordo che Peppino Impastato è stato ucciso e per 20 anni era passato per terrorista che si era fatto saltare in aria. Ricordo di Dalla Chiesa, che era un appartenente alla P2 che con la mafia e con la Brigate Rosse non c'entrava, che non era adatto a contrastare né Brigate Rosse né mafia. Ricordo che Falcone si era fatto da solo l'attentato nell'89, che era un mitomane. Ricordo che Borsellino, in quei 57 giorni che era in vita, fu accusato di cavalcare l'onda di Falcone. Lui voleva fare la carriera che Falcone non era riuscito a fare. E queste sono solo alcune di quelle vicende che potremmo raccontare e che mi portano a pensare, e faccio mie le parole di Piff, che nel programma Il Testimone ha raccontato benissimo, e cioè quando c'è qualcuno che parla di mafia, non dobbiamo chiederci se quel qualcuno vende libri, se quel qualcuno fa interviste, se quel qualcuno ha successo con le donne o si arricchisce. Dobbiamo chiederci se quelle denunce di mafia sono utili per liberarci dalla mafia, se ha portato un contributo concreto perché i mafiosi possano essere assicurati alla giustizia, perché se iniziamo a pensare del perché e del per come vengono fatte quelle denunce, abbiamo perso tutti. Il fuoco amico uccide più dei mafiosi. Signor Kelly, secondo lei, parlava prima di appunto come questo fenomeno rende povera la nostra terra bellissima, la Sicilia. Appunto, volevo chiederle, visto che lei con le imprese è un grande imprenditore, appunto, quanto influenza la presenza della mafia il non sviluppo della Sicilia e quindi anche delle imprese che magari indirettamente hanno paura a fare un ampliamento perché hanno paura di avere dietro la porta appunto il mafioso e quindi il pizzo. Secondo lei quanto influenza questa? Perché allora, ancora... purtroppo influenza tantissimo. Io l'ho visto sulla mia pelle. È un dato importante che vorrei dire, è che lo studente dalle scuole elementari alla laurea costa alla collettività circa 500.000 euro, cioè ogni ragazzo che ha 20 anni, 21, 23, 24 si trova con una laurea in mano, per la collettività di noi siciliani costa 500.000 euro, ed è assurdo, inconcepibile, impensabile che appena laureati i ragazzi si trovano costretti, se va bene, ad emigrare nel nord Italia, ma ancor peggio quando vanno in Europa o nel resto del mondo. Sono ricchezze, risorse enormi che perdiamo tutti, ed è una sconfitta per noi tutti. Io quando decisi di tornare in Sicilia volevo tornare da vincitore, e devo dire che ancora oggi lo posso dire, ed è ancora più terribile ed è ancora peggio quando c'è qualcuno che si rimbocca le maniche, che non si lamenta, che non si trova a creare solo polemiche inutili e sterili, che vuole fare attività di impresa in Sicilia come feci io nel 2011, perché nel 2011 quando mi trovavo con un'attività economica fiorente e che mi vedeva con un bel po' di soldi disponibili da investire, mi sembrò normale, naturale, a diversificare la mia attività economica nell'acquisto di una villa sul mare a Casteldaccia. Questa villa, che era costruita nel 65, per me il sogno più grande poteva essere che poteva divenire una casa vacanze, cosa che finalmente dopo tanti sacrifici lo sta diventando. Ebbene, quella casa all'indomani dell'aggiudicazione per un'asta pubblica mi si dice appartenere a Michele Greco, il capo mafia di Cosa Nostra indiscusso. Dopo vengo a scoprire che in quei saloni, in quella villa si decisero i peggiori omicidi di Pio La Torre, Dalla Chiesa, eccetera, eccetera, per cui quella villa iniziò ad avere un valore diverso dalla semplice villa e casa vacanze.
e quella villa inizia ad acquisire un valore ancora più importante quando solo dopo 2 anni che l'ho acquistata, ricordo era una casa che esiste dal 65 con un'abitabilità del 67 che mi ha venduto il Tribunale della Repubblica di Palermo nel 2011, nel 2013 i forestali del distaccamento di Bagheria, che sono dei pubblici ufficiali al pari dei carabinieri, polizia o guardia di finanza, improvvisamente vengono nella mia villa e dicono che io sto costruendo la villa e che per questo vengo denunciato per abuso edilizio e me la sequestrano. Subisco per 5 anni e mezzo dall'autorità giudiziaria un processo in cui mi si vede imputato per abuso edilizio e per ben 5 anni e mezzo sono stato additato per una persona sottoposta a inchiesta penale per abuso. Ebbene, dopo 5 anni e mezzo quel giudice ha avuto le idee chiare e ha prosciolto me perché il fatto non sussiste, perché pure un bambino delle elementari avrebbe capito che una casa che esiste da 50 anni non potevo costruirla io in quel momento, anche perché me l'aveva venduto un tribunale che aveva tante di quella documentazione che asseriva la mia assoluta onestà e estraneità, ma ancor di più dice che quella casa è sempre stata così. Ebbene, dopo 5 anni e mezzo di sofferenza, nel maggio 2018 finalmente quella casa mi è stata restituita e mi è stato scagionato di tutto quello che erano state le accuse infamanti, e oggi finalmente la casa è quasi completa e possiamo dire al mondo intero che una casa dal passato funesto con tante difficoltà e che privava di tanta libertà la nostra terra adesso può essere vissuta e può accogliere turisti da ogni parte del mondo per venire in Sicilia e vedere una Sicilia diversa. Signor Calì, se potesse dare un consiglio a dei giovani, che possiamo essere pure io e Agnese appunto, che si avvicinano al mondo del lavoro e possono essere potenzialmente in contatto, in una situazione di contatto con la mafia, indirettamente o direttamente, cosa consiglia di fare a questi giovani? Come rispondere immediatamente? Come muoversi? Allora, la cosa più importante, secondo me, è quella di far capire da subito che non si ha paura. Non si ha paura e non si è disposti a scendere a compromessi. Ahimè, la mafia non ti entra solo nel chiederti il pizzo, ti entra nella richiesta cortese di portarti la fornitura di caffè se hai un bar, o con la richiesta cortese di chiederti la pubblicità o il bigliettino della festa patronale, quando sappiamo che nei quartieri riscuotono 20, 30, 40 euro a settimana di bigliettini di festa patronale per fare una riffa o un sorteggio che non sarà mai fatto. O così come quando ti chiedono la cortesia, il piacere, il favore di assumere il parente, il cugino, lo zio di qualcuno che è in carcere, che deve essere mantenuto. Ci sono mille stratagemmi e mille sorterfugi che vengono utilizzati da questi delinquenti, e la cosa migliore che si possa fare è mettere subito muso duro, dicendo che non si è disposti a sottostare a nulla, e andare ad informare immediatamente l'autorità giudiziaria, i carabinieri di zona, e mettere tutto nero su bianco. È stato ed è terribile considerare che i mafiosi ultimamente, in virtù anche e soprattutto della crisi, vanno a riscuotere il pizzo non più con la percentuale del 3 o 4% di quello che guadagni, ma vanno con la dicitura "a vostro buon cuore", perché vanno a toccare la sensibilità di ognuno di noi, dicendo che così facendo si fa attività di volontariato piuttosto che di beneficenza, in modo tale che tu ti senti quasi sollevato dal fatto che quei soldi non servono per andare a comprare la droga, le armi o fare degli attentati e ammazzare la gente, per cui quei soldi si macchiano di sangue, ma quei soldi servono solamente per dare pane, pasta e cibo alle persone meno fortunate. Ricordo che quando si finisce in carcere per fare attività illegali di questo tipo, non si finisce in carcere perché purtroppo si è stati sfortunati, ma perché si hanno fatto delle scelte sbagliate. Ricordo che può anche succedere che chi cresce e nasce in ambienti malsani può scegliere di andare via, può scegliere di combattere, di contrastare. Purtroppo Peppino Impastato è un esempio che ci porteremo sempre nel cuore. Peppino Impastato era figlio di mafioso, ha combattuto i mafiosi, il primo, il padre, e purtroppo è finito come è finito perché si è trovato ad essere l'unico. Ma io sono sicuro, sono certo, conosco tanti figli di mafiosi, tanti parenti di mafiosi che o sono scappati o hanno voluto disconoscere
quelle che erano le logiche familiari, e queste persone hanno tutta la mia stima e ammirazione, perché hanno sicuramente fatto una scelta 100 volte più coraggiosa di quella mia. A me è venuta facile denunciare, anche se comunque questi mafiosi li conoscevo tutti personalmente, e direttamente o indirettamente c'erano dei legami familiari e di conoscenza più che approfondita. Però ancor peggio è quando queste persone che si ritrovano in mafiosi in famiglia si trovano a fare delle scelte ancora più importanti nell'andare via o nel non voler continuare questa politica sbagliata di fare affari con la mafia, di continuare a gestire o a stare dalla parte appunto dei mafiosi. Signor Calì, ascoltarla è stato molto emozionante. Grazie per la sua testimonianza. Come scrivono qua in un commento, è quando sentiamo parlare persone come lei che siamo orgogliosi di essere nati qui in Sicilia. Quindi grazie. Grazie a voi. Grazie. Diciamo, prima di introdurre, sono un po' emozionato, Agnese. Ora, prima di introdurre il terzo ospite, c'è una citazione da leggere da Vanessa, quindi sì. Introduciamo Vanessa. Ciao Vanessa. Ciao Vanessa. Salve a tutti. Okay. Ci troviamo di fronte a menti raffinatissime che tentano di orientare certe azioni della mafia. Esistono forse punti di collegamento tra i vertici di Cosa Nostra e centri occulti di potere che hanno altri interessi. Ho l'impressione che sia questo lo scenario più attendibile, se si vogliono capire davvero le ragioni che hanno spinto qualcuno ad assassinarmi. Giovanni Falcone. Grazie Vanessa. Grazie. Appunto, con questa citazione introduco il terzo ospite della puntata, Francesco Mongiovì, per gli amici, anzi lui ci obbliga a chiamarlo Ciccio. Ciccio che è stato sovrintendente capo della Polizia di Stato ed è stato anche scorta del giudice Giovanni Falcone. E oggi continua a portare testimonianze nelle scuole, ovunque possa essere. Benvenuto Ciccio. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Benvenuto. Come hai detto tu, ho fatto parte della Quarto Salona 15 e ho fatto parte per 22 anni assieme a Maurizio della sezione Catturandi. Esatto. Eravate lei e il signor Orton, eravate con lei? Abbiamo lavorato insieme. Okay, quindi, per diversi anni. Perfetto, Ciccio. Ok, allora faccio una domanda, Ciccio, okay. E ti chiedo, che cosa significa per te oggi, visto che sei una persona comunque attiva, specialmente con i ragazzi, che cosa significa oggi ricordare le vittime di mafia e quanto è importante farlo? Ricordare, fare memoria è fondamentale, è guai a non farlo. Come è stato detto precedentemente da chi ha parlato prima di me, fare calare il silenzio sulla mafia è dargli la pinta a loro. Di questo se ne deve parlare, e se deve parlare sia delle vittime che della mafia, di cos'è la mafia, affinché i ragazzi possano un po' comprendere il significato di cos'è la mafia e gli effetti che produce. E questa è la cosa importante, perché la mafia produce poi degli effetti che sono le vittime, sia persone assassinate, ma sia persone che perdono. Io ho sentito altri imprenditori che mi dicono: quando arriva a casa tua la mafia, perdi la dignità umana e lì ti senti un uomo finito. Cioè, questi sono effetti terribili che i giovani devono sapere. Ma devono sapere perché? Perché facciamo gli incontri con le scuole? Un significato ce l'ha. Se io sono stato molto impegnato a fare il poliziotto, io sono entrato in polizia per fare lo sbirro. Io sottolineo sempre la parola sbirro, perché io sono orgoglioso di essere uno sbirro, di esserlo stato a 360 gradi, e questo me lo porterò nella tomba. L'orgoglio di avere indossato una divisa
E perché incontri le scuole se sei stato molto impegnato? Ho rischiato la vita con Giovanni Falcone e poi ho fatto 22 anni di sezione catturandi dove lì hai contrastato la mafia. Diciamo che per quello che ho fatto potrei starmene benissimo a casa, perché potrei dire il mio l'ho fatto, mi sono impegnato per la società, va bene così. Invece no, siccome fare lotta alla mafia non è solo mettere le manette ai mafiosi, io dico sempre questa frase: fare lotta alla mafia non significa mettere le manette alla mafia, ma significa diffondere la cultura alla legalità. E questo, se noi facciamo questo tutti insieme, come siamo impegnate tante persone a fare questo, forse domani non lo vedremo, io forse sicuramente non lo vedrò, ma forse domani le cose possono cambiare. Perché, come vi è stato detto prima, avete fatto la domanda quando si presenta la mafia, che dobbiamo fare, come ci dobbiamo muovere, la domanda l'avete fatta proprio voi, sta proprio in quello. Diffondere la cultura alla legalità serve a questo, a fare crescere i giovani con una certa responsabilità, far capire che qualsiasi cosa domani sarei deputato a fare, è fondamentale che lo faccia con rigoroso serietà, rispetto e responsabilità. Dobbiamo essere sempre pronti a saper dire di no alla mafia, essere pronti, perché la sottomissione ci vuole poco, appena ti sottometti una volta sei finito, quindi lì e poi sarà un po' complicato venirne fuori. Come è stato detto, la mafia entra con qualsiasi motivo a casa tua e poi è difficile buttarla fuori, poi ci vuole ancora più coraggio e ancora più impegno, ma noi lo dobbiamo fare prima. Domani voi sarete i dirigenti futuri, i nostri dirigenti, e sarete quelli che dovete occupare quei posti dove dovete dire sempre no. Ecco, dobbiamo essere pronti a dire no. Quindi fare memoria è importante, perché altrimenti cade tutto nel silenzio, e questo non dobbiamo mai permetterlo. Io dico sempre che per me il 23 maggio è ogni giorno. Io la mattina mi sveglio e per me è il 23 maggio. Io non aspetto sabato. Io sabato non farò nulla, perché sabato è il giorno della commemorazione, è il giorno della passerella, è il giorno delle telecamere, è il giorno, magari quest'anno no, perché c'è il Covid-19, però dico, è sempre quello, un fattore di mediaticità. No, non va bene così. Il 23 maggio deve essere ogni giorno per tutti, perché è facile, poi ci mettiamo dietro uno striscione, no alla mafia, la mafia fa schifo, no, questo diciamolo ogni giorno. Quando ci alziamo la mattina dobbiamo essere pronti e dire la mafia fa schifo. Prima che esco di casa, io già devo sapere che la mafia fa schifo. Assolutamente, assolutamente. È un rapporto di educazione costante che ci portiamo avanti. Volevo chiederti anche una cosa un po' più personale. Che tipo di rapporto si instaura con i colleghi che hanno il compito di fare da scorta? Che legame si viene a creare? Si crea un legame molto familiare. È molto familiare perché siamo tutti nella stessa barca, consapevoli di quello che stiamo facendo. Noi che abbiamo deciso di fare quel servizio e di scortare poi un uomo come Giovanni Falcone, un uomo che si definiva un morto che camminava, noi eravamo consapevoli di sapere che la mafia ci avrebbe attaccato prima o poi. Quindi vivevamo ogni giorno, svolgevamo ogni giorno quel servizio con estrema paura e tensione. Quindi fra di noi si va a creare poi quello stato di familiarità, perché ci tiriamo sull'uno con l'altro, e ridiamo, scherziamo, litighiamo, ma questo poi è una reazione giornaliera di quella tensione che accumuliamo ogni giorno svolgendo quel servizio, perché siamo consapevoli che oggi potrebbe essere il giorno giusto per morire, perché era questo il nostro motto, cioè oggi chissà se toccherà a noi. E quando facevamo il cambio con l'altra squadra dicevamo: noi ce l'abbiamo fatta, adesso tocca a voi. Cioè
Erano queste un po' le... Quindi si instaura quel rapporto... Io sottolineo sempre che Antonio Montinaro ce l'ho nelle foto del mio matrimonio. Quindi abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto nottate insieme, siamo stati a mangiare una pizza sul cofano della macchina, abbiamo fatto notti di Natale sotto in macchina ad aspettare il magistrato, che anche a lui spetta trascorrere qualche volta qualche festività con i propri cari, e noi dovevamo stare lì a proteggerlo, perché era giusto proteggerlo, lo avevamo scelto di fare quel lavoro e quindi va protetto anche se è la notte di Natale. E sapete quante notti di Natale, Capodanno abbiamo fatto ad aspettare giù nelle macchine che il giudice si facesse l'ora per accompagnarla a casa? Eravamo prontissimi a fare quello ed eravamo la cosa importante, eravamo orgogliosi di fare quello, almeno quantomeno io, per me è un orgoglio che mi porterò a vita. Ciccio, ma grazie, ti volevo chiedere, Ciccio, ma attualizzando un po' i discorsi, ma perché in Italia è così complicato arrestare un mafioso, secondo te, o comunque per la tua esperienza? È complicato perché non è semplice. Intanto la mafia sta nel proprio territorio, quindi diciamo che vanta quelle che sono le protezioni territoriali. Ricordiamoci sempre che i mafiosi non vanno via dalla propria terra, perché altrimenti non possono avere in mano la gestione e comandare e tenere in pugno tutta l'organizzazione, quindi devono stare nel territorio. Quando si dice Matteo Messina Denaro, chissà dove saranno, Matteo Messina Denaro è in Sicilia sicuramente, e no, è non tanto distante da quella che è la sua Castelvetrano, perché lui deve stare lì a gestire i propri interessi e gli interessi della loro collettività e dei capitali, quindi non si possono allontanare. Allora devi contrastare anche con la difficoltà territoriale. Tu pensa che quando noi dobbiamo lavorare in un paese, metti che dobbiamo lavoravamo a Corleone, cioè le nostre facce a Corleone sono riconoscibilissime subito, nel senso che noi non siamo del posto. Quindi per noi è complicato andarci a innischiare tra la gente di Corleone e non farci notare. Capisci che è molto complicato. Non so se vi capita di andare in un paese che non è il vostro e la gente vi guarda. Ma perché vi guarda? Perché lo vede che non siete del posto. Chi siete? Cosa vogliono? Cosa fanno? Ecco, questa è una cosa che su di noi pensano sempre. Intanto quando non conosco le persone, per loro già la prima cosa saranno sbirri. Questo, guarda, il primo pensiero che hanno è quello, anche se poi magari non lo sei, oppure se lo sei e sei lì per i fatti tuoi, non sei lì per lavoro, la prima cosa sei sbirro. Quindi devi trovare il modo come entrare nel tessuto della collettività senza essere notata. Questa è una cosa molto difficile, complicata, però ti posso assicurare che piano piano, passando i mesi, noi siamo riusciti a fare anche quello. Noi abbiamo lavorato a Corleone, noi abbiamo arrestato Provenzano a Corleone, non l'abbiamo arrestato a Vattelapesca, è stato arrestato a casa sua, a Corleone. Quindi non è che poi alla fine sto dicendo delle cose sbagliate. È proprio così. C'è la difficoltà di entrare nelle maglie territoriali, quello sì. Però noi siamo capaci poi ad inventarci come fare. Ciccio, ma nella tua lunga esperienza ti sei dato una risposta al motivo per il quale uno decide di fare mafioso, se poi nemmeno stanno chiusi e nascosti? Cioè, qual è il motivo che ti porta a fare questa vita? Guarda, sono delle mentalità che per loro è fondamentale il potere. C'è una vecchia battuta siciliana, penso la possa dire, comandare sì, è meglio che fottere. Insomma, loro, proprio questa cosa è un principio, loro devono avere il potere, il controllo del territorio e i capitali, e poi tanto denaro. Perché Falcone era fissato sui capitali della mafia? Perché lo diceva sempre: se noi vogliamo sconfiggere la mafia, dobbiamo tracciare i soldi, dobbiamo
lavorare sui capitali, perché se gli togliamo i soldi, li mettiamo in difficoltà. E loro, pur di far questo, sono decisi anche a vivere nelle stalle. Noi li abbiamo catturati quasi tutti nelle stalle, tranne lo piccolo, padre e figlio, assieme ad Adamo e Gaspare Pulizzi, li abbiamo presi in una villa a Giardinello, ma la maggior parte li abbiamo sempre arrestati in masserie e dentro le stalle. Quindi alla fine poi è quella la vita che fanno. Anche Brusca abbiamo arrestato in una villa, l'abbiamo arrestato a Cannatello, ad Agrigento. Ma poi per il resto, la maggior parte, tutti in masserie e stalle. Quindi la vita che fanno è sempre quella. Vivere così, nascosti nelle buche, essere arrestati o essere ammazzati. Questa è la loro... queste tre possibilità hanno. L'altro giorno, guardando un video di... Carlo Alberto Dalla Chiesa diceva che appunto la mafia è molto vicina appunto all'economia, quindi come ci hai detto tu, i capitali sono fondamentali. Appunto, oggi la mafia di che si occupa oggi, Ciccio? La mafia si occupa adesso solo principalmente dei capitali, perché ormai abbiamo una mafia silente, perché la mafia dopo le stragi ha capito che non è quella la strada da percorrere. Perché si deve parlare meno di mafia per poter agire meglio. La mafia ha solo l'interesse di intrufolarsi nei poteri economici, nei poteri politici, economici, sociali. È quello l'intrusione della mafia che noi oggi dobbiamo cercare. Ed è ancora più complicato. La cosa peggiore è questa. Perché, come si diceva prima, lo diceva Gianluca, mi sembra l'abbia detto Gianluca, non dobbiamo cercare lo zio Totò con la coppola. Oggi dobbiamo cercare personaggi che è complicato trovarli. Si deve lavorare molto e si deve lavorare in modo diverso. Non è lo stesso lavoro che si faceva prima. Oggi si lavora molto più con la tecnologia, perché con questo tipo di mafia diciamo che serve meno quello che è il lavoro di pedinamento, appostamento. Questo serve quando fanno gli incontri per le mazzette, per scambi di più che altro per scambi di denaro, ma per il resto poi la mafia c'è da lavorarci con la tecnologia, intercettazioni, microspie, telecamere. Questo è il lavoro che si svolge principalmente ormai oggi e che grazie alla tecnologia ci permette di essere presenti laddove dobbiamo essere. Bravura nostra, caparbietà, siamo sempre lì puntualmente, riusciamo a entrare grazie a tutte le forze dell'ordine, non solo noi, perché lavoro dei carabinieri, guardie di finanza, noi, e spesso succede che magari si lavora anche in qualche lavoro insieme. Queste sono le cose importanti da fare, che noi non molleremo mai, però chiaramente abbiamo bisogno di tutti. Certo. Perché è troppo facile dire, beh, tanto Ci pensa la magistratura, ci pensa la polizia, ci pensano i carabinieri, no? Ci dobbiamo pensare un po' tutti, perché dipende da noi. Come dicevo prima, noi dobbiamo essere pronti a saper dire già dalla mattina la mafia fa schifo. Ciò significa che io scendo da casa e sono sicuro che vado per la retta via. Quella è la cosa fondamentale. Tutti insieme, se ognuno di noi fa qualcosa, insieme possiamo fare tanto. Diceva Don Pino Puglisi che solo se siamo insieme possiamo fare qualcosa di importante. Lui la metteva sul piano del mosaico, le tessere del mosaico. Dice: non pensate che la tessera che si trova nello spigolo in basso, che non c'ha né colore né niente, è solo bianca, non sia importante. Nel puzzle è fondamentale anche l'ultima tessera che non ha colore. Dobbiamo essere come un mosaico, dobbiamo lavorare tutti insieme. Il risveglio delle coscienze civili sono fondamentali. Questo l'abbiamo avuto dopo lo spartiacque del 23 maggio del 92, che si sono risvegliate parecchie coscienze civili. Se oggi abbiamo imprenditori
Come Gianluca, come altri, Giuseppe Spera, Todaro, tanti altri che conosciamo, e grazie a questo risveglio. Se oggi abbiamo imprenditori che denunciano, è grazie a quello. Ricordiamoci che se hanno ucciso a Libero Grassi, lo hanno ucciso perché era da solo, lasciato solo anche dagli altri imprenditori, quindi dai suoi colleghi stesso, abbandonato a se stesso. Sei un bersaglio facile, sei un bersaglio facilissimo. Ciccio, qual è il sentimento più forte che ti è rimasto a distanza di anni di Falcone? Per me è un sentimento particolare. Io ripeto, io dico sempre una cosa. Noi non eravamo amici di Falcone. Fanno vedere le fiction, fanno vedere tante produzioni cinematografiche dove si vede questa scorta, questo rapporto amichevole. No, non è questo il rapporto di una scorta con la personalità. Se parliamo di professionalità, sul rapporto professionale, a parte il fatto che Giovanni Falcone era un magistrato professionale, quindi ti trattava professionalmente e tu ti devi comportare professionalmente. E io mi porto dentro di me dei ricordi bellissimi che sono nei momenti in cui lui non è magistrato, nel senso, lui aveva una possibilità a ogni giorno per non essere magistrato, che era quello che alle 7:30 andava in piscina, apriva la piscina solo per lui. E quindi scendendo quelle scale della polisportiva dove andava lui a nuotare la mattina per mezz'etta prima di chiudersi in tribunale, in quel momento si toglieva quello che era il vestito del magistrato. Ecco lì, come diceva Maurizio Ortolan, lì con noi parlava in dialetto, siciliano stretto, battute, barzellette. Ecco, quelli erano i momenti più belli, ma il momento più ancora più bello che mi porterò a vita invece è quando lui con sua moglie hanno organizzato la cena per salutare la scorta dopo che lui era stato trasferito a Roma. Ecco, quella sera è stata una sera indimenticabile perché per la prima volta siamo stati seduti in un tavolo tutti insieme, cioè lui con i suoi uomini di scorta, a mangiare, a condividere quel pasto, quella cena, è stata una cosa bellissima. Battute, barzellette, sempre in dialetto, sempre vederlo ridere assieme a noi. E lui con sua moglie, con Francesca Morville, è stata una cosa eccezionale, bellissima. Non puoi dimenticare questi momenti, perché poi per il resto invece non avevi mai questo rapporto. Buongiorno, buonasera, lo prendevamo a casa, lo portavamo in tribunale, poi se doveva andare in qualche altro posto a interrogare qualcuno, lo accompagnava. Questo era il nostro lavoro, non c'era mai un contatto per poter scambiare qualche parola. Quindi erano questi momenti che ti porti, che te li porti nel cuore. Sì, no, non puoi dimenticarli questi momenti. Anche perché, ripeto, servivano a scaricare quelle tensioni e quelle paure. Io dico sempre ai ragazzi, cominciando dai ragazzini alle scuole elementari, che noi che decidiamo di fare questo lavoro non siamo né eroi, né pazzi, né... siamo dei poliziotti che hanno deciso di fare quel lavoro, ma conviviamo con la paura perché siamo degli uomini, siamo dei comuni uomini come i propri genitori, e quindi abbiamo le nostre paure, incertezze, difficoltà, e quindi in qualche modo la paura poi la devi anche smaltire, e queste cose servivano anche a questo. Ciccio, grazie per la tua grazie. No, grazie a voi. Io sono sempre disponibile e contento di fare interventi. Agnese, io una cosa fuori programma. Io voglio far entrare tutti gli ospiti e fare un saluto collettivo. Sì. Ok. Facciamo entrare il signor Calì e Ortolan. Ok. Grazie per essere stati presenti. Grazie. Grazie davvero. Grazie a voi, grazie a voi. Alla prossima. Aspettate un secondo perché c'è prima una citazione e una memoria. Sì. Quindi aspettate, grazie comunque. Grazie, ok. Allora, Agnese, tocca alla lettura Vanessa. Sì. Vabbè. Perché Vanessa. Una società vada... Sì, mi sentite? Sì. Ok.
Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito del bene, dell'amicizia. Perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere. Giovanni Falcone. Grazie Vanessa. Grazie Vanessa. Grazie a voi. Ognuno faccia il suo dovere, ognuno faccia il suo dovere, appunto, che può essere quello di studiare onestamente, di lavorare onestamente, di quello che gli ospiti ci hanno condiviso. Appunto, io ringrazio qua prima tutti coloro che ci hanno seguito, gli ospiti, grazie Agnese, ho il piacere di, con tanta emozione, di condividere questa poesia, memoria, chiamiamola come vogliamo, pensieri, che li ho scritti in una notte in quarantena, pensando appunto a tutti coloro che hanno combattuto Cosa Nostra e la mafia. Quindi ho il piacere di condividere questa poesia e poi la diretta sarà conclusa. Quindi rinnovo ancora i ringraziamenti agli ospiti e a coloro che hanno visto questa diretta. E anche a te, Agnese. Grazie a te, Riccardo. E a Maieutigar. Sì, grazie. A voi, che non vi ho mai conosciuti, a voi, che conosco la vostra voce, a voi, che dedico ogni mio passo, a voi, che le vostre facce fanno parte di noi, a voi, che avete amato più di me la mia terra, a voi, che lo Stato ha sputato in faccia, a voi, che volevate la pace e non la guerra. A voi, che non vi ha scalfito una minaccia. A voi, che vi hanno strappato da quel pallone. A voi, che hanno sciolto le giovani ali. A voi, che ci fate sognare da lassù. A voi, che ci siete stati e ci sarete in eterno. Il nostro pensiero è con voi.